È arrivato anche il momento di abbassare i toni. È inutile mettere oggi di mezzo la politica per quanto riguarda il coronavirus. È un dato di fatto, è un qualcosa che c'è e tutti quanti noi siamo preoccupati per quello che sta accadendo. Però cercate, signori, di ragionare un po' di più. Mettiamo da parte gli scherzi e le goliardate. Non allarmiamo più di quanto siamo già preoccupati la popolazione, è una cosa seria e non mettiamo in crisi anche il sistema economico, perché nel creare panico, nel mettere le persone in condizioni di non muoversi, significa ridurre la spesa. Ridurre la spesa significa andare a contrarre i consumi. Contrarre i consumi significa perdita di posti di lavoro. Quindi dobbiamo essere un po' tutti quanti noi più seri. Non ci dobbiamo allarmare, anche se la situazione è grave. Iniziamo a guardarci intorno, a fare le cose nell'essenziale, non divulghiamo false informazioni, stiamo più attenti, un po' più di igiene e non tiriamo e non utilizziamo la politica per giustificare quello che sta accadendo oggi. Dobbiamo tornare ad essere un po' tutti più seri. Grazie a tutti e vi auguro buon fine settimana.